Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io sono Sonny. Bravo Sonny, bravo. Allora, benvenuti al 20° episodio della sezione Apocalypse del podcast del Cactus. Quindi è l'ultima puntata prima della seconda stagione, perché abbiamo fatto questi tre spin-off, caro Sonny, ma finalmente abbiamo concluso con questa programmazione giornaliera veramente, veramente snervante, che ci ha mandato completamente fuori di testa, e probabilmente la stessa cosa vale per i nostri ascoltatori. Ma eccoci quindi all'ultima puntata insieme, caro Sonny, agli Avengers del Cactus. Ragazzi, disattivate i vostri microfoni. Vi do questi 3 secondi e salutate tutti in coro. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Bravi, bravi. Ciao. Adesso mutatevi, mutatevi. Una massa di ebedi. Sì. Sembrano i Teletubbies strafatti, cioè. Sì, assolutamente. Magari. Allora Sonny, io volevo semplicemente raccontarti questo aneddoto prima di iniziare con il format della giornata, che tra l'altro è molto simpatico e anche, ecco, che fa riflettere un po' alla puntata da Black Mirror, diciamo così. Okay. Perché oggi in realtà, ecco, durante la mia seduta di giardinaggio che faccio durante il fine settimana, ho, diciamo, volevo raccontarvi questo piccolo aneddoto. È una sorta di terapia che fai? Sì, sì, perché volevo sapere cosa ne pensavate di questa cosa. Praticamente io sto costruendo con del legno, con delle tavole, una sorta di gabbia, una sorta di recipiente in legno per contenere tutte le varie steppaglie, tutti i vari scarti della potatura, eccetera, eccetera, per poterli poi, diciamo, ecco, farli squagliare, come si dice in siciliano, per poi creare questa specie di compost, no? È una cosa che ho visto fare nel giardino dei miei parenti danesi barra inglesi barra americani, che è un'idea abbastanza simpatica e serve per tenere un po', ecco, in ordine il giardino. Però la cosa particolare è che questo legname che sto utilizzando, l'ho prima cartavetrato molto bene con il flex cosiddetto, il frechisi cosiddetto. E che cos'è il frechisi, scusa, il per spiegare? Il flex, veramente, è questo apparecchio che serve per tagliare anche il ferro, però se ci metti, ecco, un disco con la carta vetrata ti permette di levigare, ecco, il legno o altri materiali. E poi ci ho passato si chiama smerigliatrice. Sì, esatto. Il frechisi. Ma comunque, esatto. In ogni caso, ho deciso di passargli dell'olio d'oliva vecchio in queste tavole per renderle molto anche più, ecco, resistenti. Scusami, perché non ho capito quasi un cazzo. Quindi tu prendi il legno, sì, lo vai a scartavetrare, sì, poi gli passi ci passo l'olio d'oliva, sì, e poi lo vado a installare nei pilastretti che ho già piantato a terra per fare questa specie di box per contenere queste steppaglie, no? Del giardino. Ora, il punto qual è? Che nel contenitore dell'olio vecchio c'è andato a finire una famiglia di topi, che nel frattempo... Scusami, sì. Cioè i topi erano dentro l'olio? Sì, esatto. Erano morti allora? Morti stecchiti e anche un po' in putrefazione. Ma hai provato a friggerli? Sì, l'ho provato a friggere, però diciamo non erano molto buoni da mangiare. Diciamo. Scusa, ma quanti erano? Erano 5 topi. No. Come nascono i virus? Come nascono i villain anche. Morti la terra, ok, quindi c'ho sti sorci 5, esatto, morti, esatto. All'olio. Che praticamente sono appunto, ecco, squagliati, insomma, un po' di resistenza c'era nella decomposizione, perché chiaramente l'olio conserva un minimo, però devo dire che l'odore era quello della tipica carogna. Ora, col pennello l'ho passato quest'olio fatto di carogna nelle tavole. E praticamente queste tavole hanno l'essenza di carogna che ho installato, ecco, in questa specie di box, no? Ora, se ci pensi, e questa è un'opinione mia, ma che vorrei, ecco, che voi giudicasse, ecco, questa mia riflessione, in realtà potrebbe essere una buona idea, perché il legno con questa essenza di morte, no, attira insetti e mosche, che incrementano e agevolano la decomposizione anche del materiale organico che metterò lì dentro. Quindi non è geniale questa cosa?
No, non è geniale. Compa, è una cagata pazzesca. Intanto non è Bernardo. Che sono insetti che decompongono. Il legno intanto è un materiale difficilissimo da decomporre perché contiene non cellulosa. Devo decomporre il legno, Ante, non hai capito. Il legno non si deve decomporre, il legno si deve decomporre. Siccome mi hai detto che ci sono scarti di potatura, tipo. Vabbè, certo, ma questi, col tempo si decompongono col tempo. Sì, ma si decompongono tramite gli enzimi che sono presenti all'interno del terreno, quindi più riduci, diciamo, le dimensioni. Infatti di solito si utilizza un trincia sermenti per ridurre le dimensioni e quindi agevolare. Aspetta, mi stai dicendo che la parola sermento non è siciliana? I sermenti? No, assolutamente no. Okay. Sermenti, no, sai niente. Scusate, ma questa storia comunque è qualcosa di troppo macabro, incredibile. Bernardo, non lo dico. Sì. Bernardo, per non comprare due bottiglie d'olio da 2 euro, quello scarso. Comprare lo... Ma che stai dicendo, Gigi? Gigi, nei paesi. Gigi, di assupparti l'olio di carogna. Gigi, con l'estratto di carogna. Gigi, nei paesi non si compra l'olio. Una spennella di olio di carogna. Sì. Mamma mia. Gigi, nessuno compra l'olio nei paesi, sappilo. Comunque. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Hai creato praticamente il Covid-20, secondo me. Assolutamente sì. Cioè, praticamente, occhio al Benny, scusami. Quindi tu sei intriso di questo olio. No, io, le tavole che sono messe in una zona comunque abbastanza... Vabbè, ma che fa un goccettino di olio putrefatto nell'occhio? Non ti è andato nella spalla? No, nell'occhio no, però nelle mani sì, ovviamente. Ah, Ratman. E con questo caldo non te lo sei bevuto l'olio, scusa. No, perché poi ha effetti lassativi, quindi ho evitato. Ma poi tu ti ficchi sempre in bocca perché ti ciucci il pollice e quindi che schifo. Ma comunque, Benny, questa introduzione è veramente, secondo me i nostri ascoltatori penseranno che sia una truffa, ma non conoscendoti bene, diciamo conoscendoti bene, ragazzi, posso affermare che l'ha fatto veramente. Comunque, oppure no, oppure magari questa realtà era un racconto goliardico che ho un po' ingigantito per, diciamo, intrattenere i nostri ascoltatori. Ma questo, non lo sapremo mai in realtà. Io chiuderei la storia dicendo ma ha anche dei difetti. Allora ragazzi, abbiamo concluso con questo piccolo aneddoto. Io direi di passare al nostro format odierno, che diciamo dà anche il titolo a questa puntata, a questo episodio speciale con gli Avengers del Cactus, e si chiamerà Domande Esistenziali. Allora, io adesso comincerò a fare delle domande a ognuno di voi. Abbiamo 21 domande. Adesso vi leggo anche un piccolo incipit, ecco, che ho scritto per l'occasione. Allora, innanzitutto, Lao Tzu. Questa è una citazione di Lao Tzu. Chi è Lao Tzu? Non lo so, ragazzi, però sicuramente è un nome che ispira Zen. E Zen non intendo zona espansione nord. E andiamo. Se non si chiamava Tsulao. Esatto. Allora, l'argilla è necessaria per modellare un vaso, ma il suo uso dipende dal vuoto interno che si riesce a creare. Ok, quindi. Questo format non è dedicato alla crescita personale in senso stretto, ma a delle domande filosofiche che possono aiutarci a riflettere. Questo articolo, quindi, diciamo questa situazione che stiamo creando, ci deve aiutare a pensare, ragionare e alzare il livello della nostra mente, che è per noi un requisito fondamentale per vivere consapevolmente. E quindi adesso vedremo 21 più una domanda easter egg esistenziale per pensare al di sopra delle bolle limitanti che racchiudono l'umanità. Quindi cominciamo con Antonino, che dovrà disattivare il suo microfono, e io sto per fargli la prima domanda. Sei pronto, caro Antonino? Perfetto. Sono pronto. Perfetto. Cosa significa per te morire? La morte è praticamente, io non sono un credente, quindi scusami Antonino, scusami Sonny, mettiti muto anche tu perché sento il gracchiare del ritorno, quindi appena ti interpello, ok, bravo, vai Antonino, vai. Quindi? Allora, per me la morte è cioè non è una fine, la fine di un secondo tempo. Perché appunto non essendo credente penso che dopo la vita non ci sia più nulla, o almeno questo è il mio pensiero, poi probabilmente verrò smentito, me lo auguro. Tu ti diventerai fumare.
Sì, diventerò, se me lo permettono, perché di solito non ti è concesso, perché ti ficcano dentro una bara e non servi un cazzo all'interno dell'ecosistema. Okay. Mentre, come facevano, diciamo, gli antichi, da essere seppelliti sottoterra è il modo migliore, magari con un albero di sopra. Quindi sostanzialmente, rispondendo alla domanda... Per te morire è soltanto la fine della tua esistenza e andrai a finire nel cerchio della vita, come diciamo una famosa canzone Disney, diciamo, ecco, no? Sì, per me è la fine dell'esistenza, la morte. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa a questa domanda? In effetti la prima domanda è abbastanza, ecco, pungente. Qualcuno vuole dire qualcosa di più profondo che magari si discosta a questo pensiero molto pragmatico e poco spirituale? Qualcuno ha qualche altra credenza? Ma guarda, caro Benny, scusa se entro in gioco, secondo me è un argomento che potrebbe essere esso stesso un argomento di un'intera puntata, perché esatto, è una cosa troppo, sì, troppo soggettiva. E, però con Antonino avevamo parlato l'altro giorno di questo argomento, io che ho una visione un po' più spirituale, avevamo concordato insieme l'idea della reincarnazione buddista, che sarebbe pure una figata se ci pensate. Sì, sarebbe, ci sono diverse opzioni alla fine, diciamo molto più credibili delle varie religioni, che, come per esempio il cristianesimo, eccetera, eccetera. No, ovviamente non sto giudicando nessuna religione, ma ci sono delle alternative che sono più o meno credibili. Però cioè, il mio pensiero rimane sempre quello che dopo la mettiti la muto, vita, Sammy. Sì, 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 chiaro, Antonino, chiaro. Posso interrompere, posso intervenire, certo, Benny? Certo. Allora, c'era anche un'altra chiave di risposta che poteva essere data a questa domanda, diciamo, molto generica. Cioè, in questo momento sia Antonino che Sonny hanno istintivamente risposto a cosa fosse la morte per loro, come se fosse un argomento che li riguardasse, mentre invece potrebbe anche essere vista semplicemente come un'opportunità, cioè nel senso vivi l'esperienza morte di qualcun altro, che possa essere o meno un tuo caro o una storia che ti raccontano, e da lì puoi imparare, puoi estrapolare qualcosa. Chiaro, va bene. Allora, passiamo avanti, ragazzi, perché più che altro abbiamo il tempo che è nemico. Andiamo al caro Diego. Diego, disattiva il microfono. 1, 2, 3. Diego non ha disattivato il microfono, adesso l'ha disattivato. Ecco Diego. Allora, domanda a te. Sono veramente consapevole di sapere di non sapere? Vai, Diego. Allora Diego, stai parlando probabilmente dall'oltretomba, quindi ti invito a sistemare un po' l'audio. Senti? Adesso sì. Ma strano comunque, certo sono consapevole di non sapere, perché rimango umile. Sì, certo. Passiamo a un'altra persona, perché ti sento troppo male, Diego, troppo troppo male. Comunque, andiamo al caro Dippy. Allora, ho dato uno scopo alla mia esistenza? Domanda generica. Più che uno scopo alla mia esistenza, diciamo, ci sono piccoli obiettivi da raggiungere. Così, abbiamo dato degli step, no? Uno scopo. Ok. Vuoi aggiungere qualcuno? Vuole aggiungere qualcos'altro? Ma guarda, caro Benny, lo scopo... Cioè, questo è secondo me quella domanda che ti porta ad avere la cosiddetta poi crisi, le varie crisi che si possono avere in vari step della propria vita, che vanno dalla prima piccola botta che si prende a 25 anni, poi si arriva alla classica crisi di mezza età, che è quella di 50 anni, e poi forse non te ne vengono più perché sei tipo fracico come un legno stracotto, quindi... E proprio questa è la problematica. Ho dato un senso che è strettamente correlato a ho fatto tutto quello che mi andava di fare. Ok, perché il senso potrebbe essere questo, il senso è fortemente soggettivo. Quindi è secondo me una domanda che ha un'intensità, un'importanza se fatta un po' più in là. E secondo me anche dipende da come si intende la fine della propria vita, perché se uno ha diciamo la consapevolezza che alla fine noi siamo semplicemente, ecco, una specie di granello di sabbia in una spiaggia enorme,
e effettivamente non contiamo nulla, non influenziamo poi così tanto col nostro passaggio, e poi dopo la morte non c'è assolutamente nulla, è chiaro che la nostra esistenza diventa qualcosa di casuale, una specie di, ecco, un elemento del caos, ok? Però poi ognuno ha le sue credenze e convinzioni. Allora, andiamo adesso al caro Gigi. Gigi, ci sei? Sì, Benny, sono qui. Allora, posso vivere felicemente senza chiedermi se sono felice? Allora, posso chiedere... Puoi ripetere la domanda? Cioè, perché comunque... Sì. Posso vivere felicemente senza chiedermi se sono felice? Allora, la domanda è veramente profonda e difficile. Cioè, rispondere su due piedi penso sia difficile per tutti. Però penso che sicuramente chiedersi se si è felici, se basta a ognuno di noi quello che stiamo vivendo, sia il motivo di vita che ci spinge ad andare avanti fondamentalmente. Per te cos'è la felicità? Per te cos'è la felicità a questo punto? Per me la felicità, ora guarda, andiamo per frasi fatte, no? La felicità per me sta nelle piccole cose, ok? Anche nel svegliarsi oggi e dire cazzo, oggi mangio questa cosa che mi piace tanto, oppure oggi vado a comprare quel... Quindi molto sul materialismo. Sei felice di fare questa puntata in questo momento? Ma onestamente no, preferirei che avessi scelto un format più goliardico, ti dico la verità. Però comunque ci stanno queste domande, alla fine interrogarsi sulla propria vita ci sta. Ti dicevo, comunque, secondo me chiedersi di essere felici è la base per la felicità, cioè farsi continuamente delle domande se quello che si sta facendo è realmente quello che si vuole, sono la base per raggiungere la felicità. Gigi, però sai cosa penso io? Forse invece potrebbe essere anche la base per l'infelicità, il fatto di chiederselo, cioè molte volte secondo me il fatto di non pensarci, cioè nel senso, è importante pensarci, dire sono felice, però non deve diventare un incubo, un pensiero fisso al tuo cervello e dire ma sono felice, ma sto facendo tutto quello che volevo fare, oppure mi sto annoiando, oppure dovrei fare qualcos'altro, perché questo poi può diventare tossico, questo pensiero. Ragazzi, quando uno è felice lo sa, cioè se lo sente, non c'è bisogno che te lo chiedi. Ma è già il fatto di chiedersi se si è felici nasce da una infelicità intrinseca. Bravo, nel senso, bella risposta, bravo. Perché, come dice Antonino, se sei felice, cioè non ci rifletti sul fatto che sei felice. Quindi già il fatto che non stai pensando se sei felice o meno, intrinsecamente, se si può dire, già sei felice. Se te lo chiedi... Io non sono d'accordo. No, dico, sono di vista differenti. Io la penso invece, dico, come Sonny e come Antonino, cioè alla fine la felicità, se uno si interroga sul fatto che sia felice, no, non troverà mai. Quindi la felicità è spensieratezza, insomma. No, cioè correlata anche una sorta di... Allora, io per esempio ho un rapporto particolare con la felicità, cioè ho paura, veramente, questa si chiama, mi sta solo sulle palle correrarla. Zonetta trovata su un programma televisivo, ma è la cherofobia, cioè avere la paura della felicità, no? Dell'essere sereni, c'è questa cosa, no? Però secondo me intanto bisogna identificare la felicità, cioè per me la felicità è veramente pochi secondi, pochi attimi casuali in alcuni momenti X, cioè tu sei in quel momento. Ti faccio un esempio classico, mi è venuto ora in testa in questo istante. Scusami, Sonny, cioè per me quello che dici tu è l'estasi, non la felicità, ad esempio. Forse il picco massimo della felicità. Sì. Ti faccio un esempio, per me quest'estate, quando eravamo seduti tutti là al Lido con lo spritz, ecco, c'è tanta gente in questa discussione che si ricorderà quel momento, al tramonto, in quei secondi, proprio in quel momento, quella tonalità di luce, quel tramonto, gli amici, il mare, in quell'istante per me quello è stato tipo un picco bestiale di felicità, ti faccio un esempio. Però non ci stavo pensando. Perché non stavo pensando a dire ma sono felice in questo momento. Quindi secondo me è un po' a cavallo il discorso tra quello che ha detto Gigi e quello che abbiamo detto noi, nel senso che sicuramente è importante interrogarsi durante la propria vita sul concetto felicità, però non farlo diventare un pensiero, un'ossessione. Bravo, bravo. Perché nel momento io penso che
comunque tu per arrivare al hai preso una decisione a monte, cioè certo. Se tu decidi oggi per dire voglio andare a mare, ok, sì o no nella mia testa, cosa penso? Mi renderà felice andare al mare o non mi renderà felice? C'è sempre questa decisione, perché magari quel giorno puoi preferire fare una cosa oppure un'altra e devi seguire quello che è il tuo istinto che ti porta verso la felicità. Per questo io intendevo la domanda dell'essere felice. Ma alla fine la felicità, nella vita di ognuno secondo me ci sono delle piccole pillole di felicità, ma la felicità vera e propria forse non la si ottiene mai, perché ogni volta che si raggiunge uno stato in cui pensi di essere felice in realtà ti manca sempre qualcosa. Vabbè. E questo forse è il motore che spinge ogni persona a fare tantissime cose nella vita fino a quando raggiunge questo, quindi, io concetto di felicità massima. Non lo raggiunge che forse... mai comunque, come dici tu. Che non raggiunge mai. Raggiunge mai. Sì. Scusate se vi interrompo, ma io sono dell'idea che secondo me quando il giorno che tu ti chiedi se sei realmente felice è perché in quel periodo sei infelice e quindi cerchi di farti un'auto critica di quello che hai fatto, diciamo, durante il tuo percorso di vita. Certo, se per esempio sei, perché so, solo settato non divano con un bicchiere di scotch un po' catafratto con la faccia un po' ingiallita, magari sì, cioè dipende anche il momento in cui ti poni questa domanda, secondo me. Sì, quindi è una cosa, esatto. Capito? Cioè, se te lo stai ponendo in una situazione simile depressiva, in un salottino che fa puzza di bachilite, di quello schifo, di olio. Ora ci vuole di putrefazione, di carote. Ma secondo me te lo puoi chiedere in qualsiasi momento. Fai un po' puzza, quindi capace. Benny, ma quando hai spennellato l'olio di topo eri felice? Ero felice, ecco. Perché ho pensato al vantaggio di spennellare la morte in quelle tavole, perché pensavo che avrei attirato più insetti possibili che avrebbero, a senso mio, incrementato la decomposizione dell'organico presente all'interno del box. Quindi, a senso tuo? È stato un pensiero molto, diciamo, discutibile. Putrefatto, sì. Gigi, volevi aggiungere? Sì. Così cambiamo domanda in caso, ditemi voi. Avete finito di parlare di questo? Sì. Per me c'è il discorso. La risposta è sostanzialmente... La mia idea è sì. Sì, sì. Quindi puoi vivere felicemente senza chiedersi se sei felice. Ovviamente. Sì. No, allora la risposta è no. Per te no, per Roberto, per Antonino, ma mi ci metto pure io, per me è sì. Si può vivere. Ok. Allora, andiamo a Sonny, ok? Sì, sono io. Cioè. Che cosa pensi di trovare realmente dopo la morte? Ah, bello. No, questa è una realtà fatta a me, perché lui sa la discussione. Cioè, cosa è casuale in realtà, siamo la numero 8 e sei tu. Quindi. Guarda, nella mia testa, no? Se devo fare una cosa materialista, così. Io ho questa idea di una realtà bianca, tutto bianco, frate, tutto. Sì. Non lo so perché c'ho questa cosa nella mia testa, è il mio immaginario. Quindi non pensi al paradiso, all'inferno dell'immaginario cristiano cattolico? Ti sto rispondendo, non dell'immaginario dantesco. Io immagino tutto bianco e alberi. Fine. Compa, tipo Harry Potter quando muore e poi danno la pietrella a resurrezione, quando va a finire. Sì, infatti in quella scena Silente di fatto è San Pietro in qualche modo, no? Comunque. Sì, tomba, però immaginati di stare sempre in una situazione di biancore, praticamente gli occhi dopo un po' se ne vanno a puttana. Vabbè, avrò gli occhiali ovviamente, come li tengo sempre. e tutti mi diranno, ma qua non c'è il sole, e io gli risponderò come a tutti per 6 anni, i miei colleghi, che imperterriti. Quando c'erano quelle giornate uggiose, un poco quel cielo grigio, dove il sole non esisteva, la risposta era sempre la stessa: mi dà fastidio questa cazzo di tonalità di luce, e quindi io avrò gli occhiali anche lì, quindi una cosa sì, molto bianco e alberi, un po' di, le presente quando eri in discoteca a 18 anni e c'era la macchinetta che sparava anche tipo il borotalco, quello sì. Tipo sì. È anche quella situazione un po' lì, un chiaro. Po' da azoto liquido, chiaro, ecco, per capirci. Va bene, chiaramente ragazzi, cari ascoltatori, devo puntualizzare che queste risposte sono veramente così estemporanee e soprattutto dette così di pancia, perché ogni domanda, come ha detto Sonny all'inizio, richiederebbe una puntata di un'ora a testa praticamente, giusto? Quindi noi chiaramente risponderemo così anche per farvi riflettere, sono domande, ecco, rivolte un po' a tutti.
voi chiaramente rispondete nella vostra testa e accompagnateci in questo viaggio dentro il subconscio umano. Allora, andiamo al caro Rupert. Oggi sono in forma comunque. Allora, la cosiddetta... Sì, oggi sono in forma. La cosiddetta... È l'essenza del topo morto che è dentro di me. Ma sei buona? Perché quello di fatto era una specie di olio essenziale al topo morto. Comunque... Non ti lascio sola, bella topolona. Andiamo a Rupert. Ci sei, Rupert? Sei pronto? Vai, vai. Ok. Vai, vai. La cosiddetta anima... Esiste davvero o è il frutto dell'elaborazione umana costruita nei secoli? Greve. Guarda, dal mio punto di vista, cioè, seguendo un pochettino la concezione religiosa, in teoria sì, però io non la vedo in questa maniera, nel senso, per me non è che esiste un'anima. Come no? Che cazzo è? No, per me, ma ognuno ha il suo punto di vista. Ma che è sta cafonata? Scusa. Quindi secondo te quando... Allora, io voglio dire una cosa per difendere Roberto un argomento che già era stato trattato con Sonny. Ora vi farò un semplice esempio. Guardate le persone, no, che soffrono di Alzheimer. Cioè persone che si dimenticano tutto, diventano come un vaso vuoto praticamente. Quindi l'anima che cazzo è? Cioè in quel momento ti chiedi quella persona, cioè aspetta, se l'anima è l'insieme di tutti i nostri pensieri. Non la penso nemmeno in questa maniera, io la penso, questa è una concezione puramente religiosa. Quindi scusatemi, tu non credi che quando muori c'è una cosa trasparente che c'è al tuo corpo, tipo un fantasmino? No. Non è il film quello con Tom Cruise, come si chiama, quello che va a conquistare le terre in America... E poi muore. È un film troppo vecchio. Sono film che guardi solo tu, Roberto. È famosissimo. Però la fine di spoilerare i film. Allora, ascoltatemi. Sì. È una Casper. Risponde Roberto. In effetti, questa è la sua io risposta. Io la vedo un po' stile buddista, se così si può dire. Cioè, la percezione che dopo la morte, quindi diciamo quello che è la componente spirituale, vada a finire poi in un animale. Con la possibilità quindi di rinascere sotto forma di essere animale, sostanzialmente. Animalus. O non umano. O non umanus. No, comunque... Secondo me tu rinasceresti in un mulo. Tu nasceresti in che cosa? Non lo sai ancora, ci stai pensando. Sei troppo lento. Non lo posso dire. Comunque, no. Cioè, la domanda iniziale qual era, quindi? Quindi... Pensi che esista l'anima? Esatto. No. Esiste davvero l'anima? No. Quindi non è il frutto dell'elaborazione umana, quindi è per te il frutto dell'elaborazione umana costruita nei secoli. È l'uomo che ha inventato l'anima per te. Sì. Vabbè, un po' come anche qualcuno dice. Non avete capito un cazzo, ve lo sto dicendo. Comunque c'è da dire una cosa. Allora io qui vorrei fare. Il tuo pensiero non deve essere democratico, non devi essere fascista. No, a me non interessa. Qui stiamo parlando della nostra concezione personale, non deve essere democratico. Poi quando vi raccomanderò a tutti, una volta che saremo lì alle porte dell'aldilà, vi farò. Con la mia raccomandazione mi dovrete offrire un cocktail assurdo, voglio un gin tonic. Allora, ragazzi, io qui vorrei semplicemente dire una cosa. Io condivido quello che dice per certi aspetti anche Rupert, perché, cioè, non per il riferimento alla reincarnazione e tutto, perché anche quello per me è un grande interrogativo. Ma io mi riferisco al fatto che in effetti l'anima è il frutto dell'elaborazione umana, in effetti. Perché? Perché ad esempio anche nel pensiero cristiano, quindi cattolico, a un certo punto è spuntato il discorso separazione corpo e anima, perché nella Bibbia non se ne è mai parlato, è stata un'influenza di Platone, cioè è stato Platone a inventare questa divisione, diciamo, passatemi questo termine, che poi è stata traslata nel cattolicesimo. Quindi anche lì è tutto un frutto di studi, ma sempre molto, ecco, filosofici. La filosofia si discosta a volte dalla scienza, quindi qui vai Kierkegaard. Si aprirebbero tantissime parentesi, ecco, quindi siccome il tempo andiamo non lo abbiamo, ma andiamo avanti, cheat. Allora, cheat. Caro Tony Soprano 91, che sarebbe il nostro caro Alessio. Alex, eccomi. Domanda per te, questa è una domanda tostina, quindi devi essere pronto. I miei gusti in fatto di cibo
sesso, estetica o tecnologia sono veramente miei o sono il frutto del contesto in cui sono cresciuto? Quindi questi gusti sono veramente i tuoi gusti o sono stati, ecco, plasmati dentro di te dall'influenza esterna, da influenze esterne? Plasma. Allora, secondo me, Benny, c'è un po' di influenza dettata anche dal mondo che noi frequentiamo e che comunque quando ci accingiamo per la prima volta a vedere una bella ragazza o comunque ci apprestiamo al sapore di un cibo, poi ci facciamo una nostra idea, secondo me, però prima ci influenza molto l'aspetto esteriore. Di quello che ci circonda, questo secondo sì, me. Sì, però è tuo questo gusto reale, cioè viene da te? Oppure qualcuno ti ha detto tu devi essere attratto dalla donna, tu devi essere, devi provare, ecco. Sì, secondo me pizza non può non piacerti. Una parte interiore nostra credo che ci sia nel nostro cervello, in qualche parte, non so. Quindi ti faccio una domanda, sì, un po' provocatoria. Quindi se un bambino, ad esempio, cresce in una famiglia omosessuale e i genitori gli inculcano per tutta la vita tu devi essere omosessuale come noi e devi provare attrazione nei confronti di persone del tuo stesso sesso, proprio gli inculcano questa idea, lui andrà contro questa idea ribellandosi dall'influenza esterna, oppure prevarrà appunto il gusto a prescindere che una persona ha nato proprio da dentro di sé? Ma secondo me dipende, Benny, perché se diciamo ha un'idea monodirezionale, quindi dove prevale quella idea inculcatagli dai genitori, e se c'è anche un po' di suo da parte del ragazzo, no, diciamo. Quindi per te la risposta è un misto di entrambi. Sì, un misto, Benny, secondo me è un misto, perché non possiamo, secondo me, dire con precisione, con esattezza, ecco, questa condizione. Sì. Poi, ragazzi, mio pensiero. Posso dire una cosa? Andiamo con ordine. Comincia Gigi, vai Gigi. Sì, pure il Pippi. Allora, piano piano. Io mi sono prenotato. Vai Gigi. Allora, dicevo, Benny, ma il fatto che si parli nella domanda di contesto, no? Indica il fatto che ciò che mi piace è legato a quello che conosco o con a disposizione le stesse conoscenze del mondo, ma vivendole in un tessuto sociale diverso io avrei dei gusti differenti. E perché infatti, se è così, questa è la domanda, esatto. Ok, perché altrimenti ti avrei detto ognuno non sceglie nulla, no? Cioè alla fine è tutto dovuto al fatto che uno nasce in un contesto, conosce un determinato modo di, cioè in un determinato modo le cose e le apprezza in un determinato modo. Ma in questo modo ti dico che sì, c'è una predisposizione, però secondo me è più cioè è più il contesto sociale in cui vivi, è il modo di vedere le cose che ti porta ad apprezzarne alcune piuttosto che altre. Quindi per te prevale il contesto sociale, per te prevale in qualche assolutamente modo. Okay. Ma Ben, io mi ricordo che c'era pure un filosofo, qualche pensatore che abbiamo studiato ai tempi del liceo, in cui sottolineava il fatto che il contesto sociale andava a incidere anche sulla personalità di quell'individuo. Sì, Antonio, ho questo ricordo. Vai Dippi. Sì, io volevo dare una pillola di cultura, mi permetto di dare una piccola pillola di cultura a tutti i nostri ascoltatori. Allora, nella domanda speriamo parlato che non sia una supposta. No, speriamo di no. Nella domanda hai parlato di sessualità, gusti per il cibo, estetica o tecnologia, sono degli esempi chiaramente. Ok, perfetto. Allora, dividiamo i primi due dagli ultimi due. Per quanto riguarda i primi due, lasciando stare tutte le interferenze che il mondo può avere durante la crescita o crescita avvenuta, in realtà ci sono due risposte scientifiche per queste cose, ossia l'orientamento sessuale viene determinato in un periodo della vita che si chiama mini puberty, in cui ci sono degli innalzamenti e degli abbassamenti di specifici ormoni che determinano appunto l'orientamento sessuale. Quindi per quanto tu possa nascere in una famiglia di omosessuali e avere un certo inquadramento della cultura, diciamo che tutto geneticamente o comunque
in gran parte prestabilito da uno sbalzo ormonale, diciamo che, diciamo che è prestabilito, orientato, direi orientato, esattamente, diciamo una base genetica che va a limitare ancora di più la cosa, ovviamente, rispetto sì, a... Sì, 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 si parla nel senso letterale sì. della parola genetica, evitiamo di essere sì. fraintesi. Sì. Stessa cosa invece, cioè comunque una incidenza, diciamo, non del tutto soggettiva riguardo ai gusti dei cibi, avviene anche in epoca sia fetale sia successiva alla nascita, durante il periodo dello svezzamento, in quanto sono i sapori, i primi sapori che percepiamo a darci un orientamento dei nostri gusti. Poi chiaramente è quello, lo zucchero, no? Sì, 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 stessa cosa. Poi chiaramente si cresce, ognuno ha una certa influenza dalla società in cui vive, anche perché devi anche considerare sia la forza personale di ogni singolo, sia la forza della società su di te. Per cui anche qui la domanda diventa molto più articolata. Perfetto. Comunque sono super d'accordo con la pillola di Antonio. Posso dire una cosa? Sì, vai, Vincio, vai. Allora, io sono d'accordo pure io con Antonio Dippi sul secondo fatto, ovvero che anche la società ti porta, mettiti muto, porta il singolo ad accettare alcune cose e a crearsi di sé un altro personaggio, volendo. Però io, secondo me, dovremmo partire pure dall'inizio, ovvero da quando si è bambini. Quando si è bambini, la maggior parte di tutti i bambini sono totalmente neutri, da quando andiamo anche all'asilo, all'elementare. In quanto realmente il bambino non distingue cos'è etero, cos'è omosessuale. Per lui non c'è nulla, tu ti puoi vestire, bambino si può vestire da fare finta di essere una principessa, come la bambina può fare finta di essere il maschiaccio classico. E tu quando eri piccolo ti vestivi da principessa, Vigio? No, io su questo però sono d'accordo, perché anch'io sono d'accordo. All'asilo, ragazzi, io avevo puntato la prima che c'era. Sì. Vabbè, quello anche. Ma tu hai perso la virginità, Antonino. Ma tu hai perso la virginità. Hai perso la virginità alla scuola materna, Antonino? Vai, no, vai, Vicio. Già, cioè, eri attratto dalle bambine, no? Assolutamente, cioè, sì. O guardavi i tuoi compagnetti, per fortuna che non ero tuo compagno alla scuola materna. Sì, perché sennò guardavo te. Antonino già in seconda elementare aveva i baffi. Assolutamente sì. E la barba. Vai, Vicio, vuoi concludere con questa dissertazione? Così passiamo alla fede. Tu ti vestivi da principessa. No, non mi vestivo da principessa, perché comunque, ovviamente, il bambino ha dei gusti, decide lui cosa preferisce. Io preferivo vestirmi da Power Ranger anziché vestirmi da Cenerentola. Sei sicuro che lo preferivi tu o perché lo preferivano anche gli altri? Lo preferivo io perché piaceva a me. O perché i tuoi genitori ti compravano quel giocattolo? Non penso che i primi giocattoli te li sei scelti. Posso finire? Io non vi nego che a me piaceva, quando mi compravo i vestiti con mia madre, una maglietta che avevo comprato inizialmente blu. Ma mi piaceva la maglietta in quello stile, perché era tutta tipo larga, c'era un cane disegnato col cappellino girato verso destra, molto rapper, che era, diciamo, rosa. E il rosa ci stava molto, non rosa, era più un fucsia più sparato. Io non vi nego che i miei genitori mi hanno insegnato a distinguere ciò che piace a me da ciò che la società vuole. Esatto. Io sono etero, però se a me piace una camicia rosa perché mi piace come mi sta a me, sono fatti miei e me la posso comprare. Vabbè, ma questo chiaramente è un'influenza, appunto, di carattere sociale, cioè è stato stabilito a un certo punto che il fiocchettino blu essere il maschio, il fiocchettino rosa, ma questa è una convenzione sociale. Sì, ma io da bambino ho capito che potevo comprarmi tranquillamente la maglietta rosa e me la sono comprata senza problemi, ci sono andato a scuola il giorno dopo senza nessun problema e nessuno mi ha detto niente. Certo, assolutamente. Ragazzi, dobbiamo, purtroppo anche su questa domanda ci sarebbe molto da dire, ma dobbiamo passare oltre. Infatti, secondo me, secondo me il tempo sta finendo, è appunto, facciamo proprio un'ondata verso ognuno, no? Una domanda ognuna. Ma non ce la faremo, quindi risponde Vincenzo all'ultima, ed è una domanda che richiede anche qui, in caso, l'intervento di tutti. Cominciamo comunque a dirla. Vincenzo, sei pronto? Allora. Sono qui, sono qui. Esistono per te il bene e il male in senso assoluto? Questo è bello. Sì. Allora, diciamo che siamo portati, diciamo, a categorizzare tutto. Quindi, se per lo più sei tu
che decidi se qualcosa è bene e qualcosa è male, se la persona è il bene e il male. Però non penso sia un pensiero molto più personale. Per me il bene può essere una figura amica e il male potrebbe essere sia un'altra persona che conosco, ma che a me trasmette del dolore, provoca qualcosa che mi fa stare male, appunto. Chiaro. Ora, se esiste il male e il bene, questa è un po' la società che ci tende a portarla avanti. È normale, vediamo il ladro come il male, il poliziotto come il bene, ma la storia ci insegna come alcune volte anche il ladro può diventare il bene e il poliziotto può diventare il male. Certo, assolutamente. Per esempio, il famosissimo caso Cucchi, per esempio. Sì. Lui poteva essere tutto il male che possiamo immaginare, poteva anche spacciare, non lo sappiamo, non sappiamo la sua vita. Però contemporaneamente da carnefici, tra virgolette, è diventato totalmente vittima. Ma assolutamente, Vicio, assolutamente. Ma poi guarda, se ci pensi bene, anche questa categorizzazione di male e bene, anche qui è il frutto di un pensiero filosofico barra religioso che si è diffuso comunque nel mondo, e noi ancora oggi portiamo questo peso, in quanto in realtà sappiamo che esistono le sfumature di grigio, non c'è tutto bianco nero. Eppure, per esempio, nella religione cattolica c'è questa distinzione netta, esiste l'assolutezza, paradossalmente. Cioè, nel cattolicesimo c'è il bene e c'è il male, punto, non si discute, se ne può parlare, ci se ne può parlare, c'è anche, non so, l'evoluzione dell'uomo che va a coprire quei buchi e quei gap. Però noi la Chiesa crede nel diavolo, ok? Che è una figura soprannaturale. Quindi... tu sei Satana, bene. Comunque, ragazzi, la domanda era: esiste il bene in senso assoluto e il male in senso per assoluto? Per me no. Ma non è che vuol dire, non è che significa che se esiste il bene in senso assoluto non esistono le sfumature. Un atto fatto, per esempio, aiutare una persona che è in difficoltà o che è più debole, cioè non vedo nessuna sfumatura di male, cioè ce la vedo io la sfumatura. Lo categorizzi tu, perché quella persona che tu aiuti può essere il male, per te può essere il bene. Capito? Sì, ma che c'entra? Ma l'atto in se stesso è un atto, diciamo, ti spiego dov'è il male in questo atto altruistico. Ti spiego dov'è il male. Permettetemi di intromettermi in questa diciamo cosa che ha detto Antonino. Per te in quel momento lo stai facendo ed è una cosa positiva. Effettivamente stai facendo un gesto positivo. Però, per esempio, se io sono malizioso, bravo, io lo vedo invece dicendo: guarda quello che si vuole fare vedere che aiuta le persone. Vabbè, ma quello è come lo vedo nei tuoi occhi. Sì, ma se lo fai tu realmente così? Per questo ti dico che secondo me... Ma che c'entra? Noi stiamo parlando di bene assoluto. Non esiste il bene assoluto, Anto. Anto, pensa alla persona che... Bene, io non la penso così. Penso che esistano le sfumature, esista anche il bene assoluto come il male assoluto. Hitler che cosa ha fatto di che aveva una sfumatura di bene, per esempio? Non conosciamo non possiamo entrare dentro la psiche di Hitler, dai. Non lo sappiamo. Non la penso completamente come voi, però è il mio pensiero. Ragazzi, scusate, molto velocemente volevo dire che secondo me non esiste bene assoluto, male assoluto, ma esistono dei punti di vista. Sicuramente, mettendosi nei panni di se stesso, Hitler pensava di stare facendo del bene, non pensava di stare facendo del male. Ed è questo appunto che definisce la non esistenza del bene assoluto o del male assoluto. Anche la questa, presenza di anche punti questa di è vista. Una risposta giusta, secondo me. Sì. Ma c'è ci sono tante interpretazioni, io non la penso così, lo sapete perché? Perché dipende dal punto di vista da cui la guardi dal punto di vista. Ragazzi, dobbiamo chiudere, ragazzi. Ma come dobbiamo chiudere? Sì, siamo a 44 minuti, ragazzi. Merda, quindi purtroppo rimarrà questo interrogativo, ragazzi. Purtroppo. Ma che trasmissione è? Scusa. Poi cattiamo. Ragazzi, salutate tutti. Purtroppo siamo arrivati agli sgoccioli. Purtroppo. Esatto. Quindi, ragazzi, rimaniamo con questo dubbio: esiste o meno il bene e il male assoluto? Non lo sapremo mai. La cosa certa è che il podcast del Cactus sarà sempre qui a farvi compagnia. Ciao a tutti, ragazzi, e salutate. Ciao, ragazzi. Non ha sembrato.